Abbiamo ritrovato i 3 punti dopo due trasferte difficili, una sfida contro il Pisa lanciata ai playoff, tanta soddisfazione immagino comunque per aver recuperato una partita dove si è andati sotto nei primissimi minuti. Sì, siamo contenti per la reazione fatta al secondo tempo. Sicuramente adesso sono più difficili che partiamo svantaggiati con 1-0. Oggi non ci stava più, volevamo ribaltare il risultato e la reazione si è vista nel secondo tempo dove secondo me abbiamo fatto, cioè, uno dei migliori secondo tempo quest'anno, dove l'abbiamo messo sotto dall'inizio alla fine e abbiamo meritatamente vinto 2-1. Sul primo gol si è arrivato anche in ritardo, no? Rispetto a un Moreo che ti anticipava, ha fatto anche lui un gol, secondo me. Ecco, lì forse devi essere un po' più attaccato all'avversario. Sì, vedo la palla che viene da terzino loro, viene deflettata e cambia un po' balistica e mi ha anticipato e sicuramente poteva fare di più, sicuramente. Senti, come ti spieghi questa giornata dei 2 volti, queste ultime partite, no? Queste partenze sempre molto molli, così, e poi dopo invece questi secondi tempi in cui si riesce sempre comunque a fare la prestazione, anche se magari il risultato non viene. Come mai? Qual è il blocco mentale che non ti fa partire bene? Tu lo sai, io se me lo Lo dici dice, me lo a me? dice lei sarei contento, cioè, ci stiamo chiedendo anche noi cosa succede. Io credo che anche una stagione ci sono sempre i punti di miglioramento, questo sicuramente in questo momento è il nostro punto di miglioramento, bisogna partire, cioè, bene, ci sono 3 partite che non partiamo bene, ci guardiamo tutti i giorni per migliorarci e capire perché usciamo così i primi 5 minuti, 6 minuti, 10 minuti. Però ci stiamo lavorando, per oggi ci è andato fattutamente bene.